Will not be a long jam. Allora, sappiamo che il nostro poeta contemporaneo, Loris Asconi, ci ha portato questa pietra miliare della letteratura italiana moderna. Si chiama... Il Pitone. Il Pitone, è un titolo molto pragmatico, concreto, cioè non lascia dubbi o interpretazioni. Il Pitone. Sentiamo adesso questa poesia. Ecco, ascoltiamo adesso la poesia. Io sono come un leone, sempre a caccia delle mie pene. Ma quando mi guardo dal futuro, mi fa male il coglione. Cioè, ragazzi, qua... Qua c'è tutta l'arte. Qua siamo all'apice della cultura, del talento e della preparazione antropologica, sociologica e linguistica. Ora spiegaci come ti è venuta questa intuizione. Allora, questa intuizione me l'ha data Rita, perché Rita più altro ha fatto la seconda parte della poesia. Per cui un ringraziamento a Tita Migoni, che ha anche lui un canale su YouTube chiamato Tita 95. Però è più nerd, diciamo. Questo qui è centrato sulle mie esperienze personali. Vorrei farti una domanda. Allora, in questa poesia tu fai riferimento a un coglione, ma nel tuo mondo, nel tuo... capisci? Cosa... che significato ha il coglione? Cioè, allora, il coglione, vabbè, sappiamo, serve per generare cosa fondamentale, fare sesso, fare altri bambini. Quindi tu attribuisci al coglione una parte dell'organo genitale. Una parte dell'organo genitale, sicuramente, però è anche una metafora, dire che se qualcuno ti guarda il genitore, dopo te ne farò sentire. Sì, è chiarissimo, è proprio una cosa catafratta, proprio imbatta. Adesso vorremmo presentarvi il commento di un'altra opera d'arte mobile vivente. Lo è Grossi, questo ragazzo è un ragazzo dalle qualità un pochino nascoste e qualche interesse alla contemporaneità. È Gabriele Grossi, detto Re Magio. Pazzo, oppure a volte tranquillo, ma molto. Oggi sono il critico di poesie Gabriele Grossi e oggi vorrei presentare la poesia del suddetto Il Pitone. Fin dal titolo intuiamo una certa animalezza nel titolo, qualcosa di animalesco che esce fuori dalla persona. Ecco. Allora, per ritornare sulla poesia, per i primi tratti troviamo la figura del leone. Il leone potrebbe essere rappresentato come la carica più importante degli animali, il re, colui che va a caccia. A caccia di cosa? Di ragazzi. Le ragazze sono importanti per la vita di quest'uomo. Quest'uomo sono fondamentali, sono come la ciccia col pane, sono come la ciccia col pane. O i legumi con i fagioli. Sono come Gabriele Grossi senza l'inglese. Adesso passiamo alla parte più, alla vicenda fondamentale, il morso. Il morso può essere interpretato come il morso di una ragazza per scappare da lui, oppure il morso di qualcosa per trafiggerlo, toglierlo, strapparlo, perché lui senza il pitone non è niente, è come il pane senza la ciccia, è la stessa cosa. Come Grossi senza i due in inglese. Questa è la interpretazione di questa opera moderna. E poi il coglione finale, qualcosa di sublime, di elevato, qualcosa di stratosfericamente superiore. Osservate il buco che ha
nei capelli causato da una caduta da piccolo. Ecco, che okay, appunto questo vorrebbe essere la rappresentazione di un'intelligenza che però ha un punto debole, il buco. Ha un buco che non può essere riempito, ma che tutto sommato ha un suo perché. È come chiedere perché le pancie. Ecco, esatto. Perché è così piccolo? Perché ce l'ha piccolo? Va bene. Sono domande che non si e poi la domanda più che sorge di più è: perché è lui che ha tutto il resto che io non ho ancora bruciato il biscotto? Ecco. Allora, ciao a tutti.